Un saluto da Dottor Parmas. Oggi ti mostro un altro caso risolto col nostro sistema denti fissi senza osso. Quello che vedi a schermo è un paziente che aveva perduto il sorriso a causa di uno stadio terminale di parodontite. Questa era la situazione iniziale. Come vedi, il paziente aveva anche difficoltà a sorridere di fronte alla nostra macchina fotografica. I denti erano completamente abrasi nella parte anteriore, ingialliti e mancavano parecchi denti nella zona posteriore. Questo è lo stato della bocca visto dalla radiografia. Nella parte sopra non c'è più osso, le radici sono completamente in espulsione dall'osso mascellare e sotto vedi che c'è un ponte in metallo e ceramica incollato sopra delle radici, ma che hanno tutto un alone nero attorno, quella è infezione. Questa è la visione interna delle due arcate, guarda il tartaro che c'era attaccato dietro a questo ponte. Questi sono i denti provvisori, già dopo l'intervento, questo è l'intervento che è stato eseguito. In questo caso specifico abbiamo usato due categorie di impianti basali, questi sono impianti speciali che si usano in caso di atrofia severa delle mascelle, nel caso specifico atrofia della mascella superiore, ovvero la parte dell'osso che tiene i denti superiori, e non avevamo quasi più osso. Nella parte anteriore sotto al naso siamo riusciti a posizionare due impianti convenzionali, nella parte subito dietro abbiamo posizionato due impianti speciali nasali. Questi sono una categoria di impianti che ci permette di distribuire le forze masticatorie a livello dei premolari. Ancora non sono sufficienti per reggere questi il carico masticatorio posteriore. Infatti, dietro abbiamo proceduto al posizionamento di altri due impianti speciali basali che si chiamano pterigoidei, che vanno appunto nell'osso pterigoideo. Nella parte sotto abbiamo risolto la situazione in maniera eccezionale con un'arcata completa su sei impianti dentali. Abbiamo posizionato nelle zone posteriori due impianti corti per evitare di intercettare così il nervo mandibolare e questo è il grafico 3D che ti mostra l'intervento specifico che abbiamo eseguito. Nella parte anteriore due impianti convenzionali, subito dietro due impianti speciali nasali e posteriormente ancora due impianti pterigoidei. Come vedi, gli impianti nasali entrano dentro al seno mascellare, si incastonano tra la parete inferiore della cavità del seno mascellare e la parte superiore di questa, e danno una ottima stabilità alla masticazione in congiunzione agli impianti pterigoidei. Quello che vedi qua sono le due tac tridimensionali a confronto, vedi che i denti qua erano tutti fuori dall'osso. Abbiamo proceduto all'inserimento con l'equipe chirurgica di tutti gli impianti non convenzionali, vedi qua sulla destra gli impianti nasali che sono degli impianti più lunghi che raggiungono un'ottima stabilità e quindi garantiscono una sicurezza durante la masticazione per tutti gli anni futuri, in congiunzione nella zona posteriore agli impianti pterigoidei. Questa è la vista della parte anteriore della protesi. La protesi è stata avvitata sopra gli impianti pterigoidei, puoi vedere qua in alto a sinistra gli ingaggi verso gli abutment, ovvero i pilastri che si inseriscono dentro agli impianti. Abbiamo proceduto a simulare la gengiva, sarebbe stato un grave errore non farlo, fai attenzione che ti proponi denti fissi senza la gengiva, questa va sempre simulata, l'obiettivo è quello di andare a mettere poi i denti dove dovrebbero essere. Queste sono le viste laterali del sorriso con i denti definitivi. Ancora uno zoom della parte anteriore, lato destro e sinistro. Nota come i denti sono iperrealistici, riflettono la luce e danno quella sensazione di un sorriso sano, di un viso sano, riabilitato alla vita. Un paziente che oggi può tornare a mangiare, nonostante molti colleghi gli avevano detto che il suo caso era impossibile da risolvere. Noi ci siamo riusciti col sistema denti fissi senza osso e ti ho fatto vedere come con gli impianti speciali nasali abbiamo risolto in maniera eccellente un caso apparentemente impossibile. Un saluto da Dottor Palmas.